Ragazzi, bentornati al 23esimo episodio di Pokémon Nero Rob Nuzlocke. Come vedete fa caldo e quindi sto senza maglietta sta botta. E penso che quest'estate sarà tutta così perché raga io c'ho veramente troppo caldo. Qua dentro poi non c'ho condizionatori, non c'ho niente. Devo comprarmi un ventilatore assolutamente. Ce l'ho già, però io penso che faccia un casino boia e si senta anche dal microfono. Quindi vabbè, e poi nel momento in cui sto registrando il video è il 7 giugno. Voi allora immaginiamoci in futuro che cazzarola di disastro che sarà. Tra l'altro fra 12 giorni è il mio compleanno, fatemi gli auguri. E dai, in ogni caso, nello scorso episodio noi ci eravamo lasciati che dovevamo portare Salvo a ricordarsi una mossa. Nel frattempo sono usciti i video chiaramente e sono uscite anche le vostre risposte, i vostri commenti. Innanzitutto grazie ragazzi veramente del supporto. Il video di lunedì è proprio andato bene, cioè non in termini di visualizzazioni ma in termini di commenti. Per me è andato benissimo, cioè ho visto che ho fatto qualcosa di buono raga. Oh, ho giocato bene sembra. Cioè mi sembra assurdo, io non gioco mai bene e faccio sempre cappellate enormi. Comunque sia devo prendere volo, al volo. E le zanzare raga mi stanno ammazzando. E la vedo una che sta sulla mia luce. Vuoi fare altro nel box? No. Io vi ringrazio un botto ragazzi per tutti i commenti, cioè fantastico. Sto registrando sì. Estate, lo so frate, è un caldo di porco. Rimane sempre il fatto della prossima serie, che ancora veramente non so che cavolo fare, raga. È una cosa da pensarci. Ci devo pensare un pochetto senza avere il pensiero di registrare questo. E così, raga, c'ho il tempo. E nel tempo in cui io invece filmerei questo, mi metto a studicchiare una nuova serie, no? Penso che sia una cosa carina. Comunque, questo che gli vogliamo dare? Fuoco pugno al posto di spora? Tuono pugno e fulmine lo lasciamo. Oppure mazzolegno lo levo. Forse levo mazzolegno, dai. Tanto glielo posso rinsegnare quando mi pare. Io levo mazzolegno, raga. Metto fuoco pugno, che è top. E gli elevo mazzolegno. Fuoco pugno veramente top. Perfetto. Questa è una bestia, raga. È veramente forte lui. C'ho dei commenti da leggere, perché sono importanti, ragazzi. Noi in questo episodio dovremo fare delle cose che ci dice Giuse, il caro Giuse. Ed ecco qua. Allora, innanzitutto, ci dice Giuse, questo episodio penso sarà un episodio dove faremo catture per lo più. Ok? Quindi mettiamo davanti qualcuno che fa spora, ma ce l'abbiamo già, mi sa. Una cosa per cui dobbiamo stare attenti è appunto il livello, perché non possiamo salire sopra il 71, mi pare di sì. E quindi sarà dura, sarà molto dura. E intanto mi prendo qualche Pokéball. Quindi raga, una volta finita questa serie poi ci avremo un po' di pausa, di pausetta, di riflessione. Ma non tanto, raga, non è che mi pio porco 2-4 mesi. Allora, ma se ne prendo 10 che mi dà? Mi dà qualcosa? No, mi dà proprio una ceppa di palle. Ok, dunque, prima cosa ci dice Giuse. Bisogna andare alle Vantopoli, che ci sta già. Se peschi sulla sinistra usi surf, puoi fare una cattura. Sulla sinistra dove? Ma questo è Ponentopoli, non è Levantopoli, Te sto a dire una minchiata, bro. Sì, questo è Ponentopoli. Che sta a dire? Levantopoli dove stavo? Levantopoli, Boreduopoli, Fortebrezza, Ostropoli, Zefiropoli, Levantopoli. Ok, c'ha ragione, perché là c'era l'acqua, mi ricordo. È vero, c'ha ragione, c'ha. Quante cazzo ne sai, Giuse? Molto bene. Quindi, qua posso usare surf? Ma quanta ragione ha? Vai, ma lo posso usare? Ah, ma non ce l'ho surf io, Posso pescare, però ce l'ho io l'amo. Dove ha capito, ma non si fanno, non c'è sta niente. Come faccio? Che gli devo dare surf a qualcuno? Ma che palle, oh. Devo pescare qualcuno dal box dei morti, mi sa. Capace, no, allora non glielo do. Che palle. Ah, comunque ragazzi, oggi stato tosta. Mettiamo Ale, la mitica Ale, che mi dispiace ancora, poverina. Ci servirà ancora. Allora, andiamo. Posso? Posso! Ok, quindi nuovo incontro a Levantopoli. Qua c'ho il coso con i nomi. Vai. Subito, vediamo. Schifo. Trovo che sia abbastanza inutile come Pokémon questo, raga. Però c'ho le Velox Ball, vai. Allora, dunque, prima cattura andata così. Però vedo dal commento di Giuse che ci stanno altre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porca zozza, Giuse è proprio un fenomeno. Ci sta a risolvere, raga. Stasera mangio pure una pizza, raga. C'ho una voglia di pizza tremenda. Molto, molto bene. Ambipom, certo che ti diamo il nome. E sarai, prendiamo la pennina anche. Tu sarai il mitico Nassi.
tu sarai Nassi. Nassi, se stai vedendo questo video, eccolo, il tuo Pokémon. Ti ringrazio. E purtroppo non so se utilizzerò mai questo Pokémon, però ci sei. Vai, nel box 8, ok, non doveva andare lì. Molto bene. Quindi prima cattura dell'episodio è fatta. E ragazzi, si sta avvicinando il giorno in cui io finirò il tirocinio, che sarà il 9 agosto. Mancano ormai 2 mesi alla mia fine, che speriamo non sia una fine, ma un nuovo inizio, come si suol dire, ragazzi. Io veramente non vedo l'ora di sapere le mie sorti e spero che siano benevole, perché veramente vorrei rimanere lì dove sto. Che cazzo sto facendo? Mi serve volo, ok. Ale, mi dispiace, ho letto il tuo commento anche. Che cavolo, ci tenevi molto a far parte della serie. Io ti ho fatto crepazzare subito. Mi dispiace a morire, Ale. Te vorrei dire che non è colpa mia, ma è colpa mia. E quindi cazzo, è andata così. Mi scuso, però ragazzi, sono ancora contento tutt'oggi che abbia battuto la Lega, raga. L'ho battuta, cioè non ho battuta, nel senso, non ho finito il gioco. Ho finito il gioco, anzi canonico. Quindi sono contento di aver mezzo battuto la sfida. Allora, mi dice Giuse: nel percorso 13 hai già catturato Erlikid, ma se esplori bene, passi sotto il ponte e usi Surf sulla destra per andare a nord, ti trovi la fossa gigante. Ok, fossa gigante sarà qua, quindi eccola. Allora andiamo. Ma l'ho già catturato Erlikid io qua? Cazzarola. Ok, già, ma se esplori bene. Ok, devo esplorare bene. Dunque, andiamo. Dove? Ecco, questo è il percorso 13, ok? Quindi io devo continuare. Mi metto un repellentino massimo. Dov'è? Eccolo. Ce l'ho solo 4. Damn. Ok, io penso che in questo video facciamo tutte catture e nel prossimo battiamo la Lega, raga. Che ne pensi? Oh, leva dal caso. Ok. Oh, porco. Ok, che devo fare? Devo andare qua sotto? Ma frate, ma è il livello più alto di me? È il livello più alto di me? Se non si spiega perché. No, perché me l'ha... Che me l'ha fatto apparire? Pensa se sto più lento di lui e lui c'ha tipo... Cazzo, però sono tutti deboli a lui. Fughiamo, dai. Non mi può battere. Ok, se mi faceva già forza penso che volavo. Io devo passare qua, quindi. Immagino. Immagino di sì. Non posso usare Surf. Usi Surf. Me l'aveva pure scritto di usare Surf. Che idiota. Ma no, mi servirebbe adesso proprio un Pokémon schiavo che possa usare Surf e volo. Ci sta? Ce l'ho. Porca. Ci sta qualcuno che c'ho che può usare Surf e volo? Così prendo 2 piccioni con una fava. Lugario, minchia. Vabbè, se piglia un Memini addosso, che lo tenga bene. Zuffa non mi farà nulla. Ottimo. Già forza. Bella, bro. So pure più veloce il Lugario, raga. Memini è tipo il top. Lantern. Posso mettere Steph e fare Mazzolegno. Vi ricordo che c'ho la Sorbacqua, eh. E posso farlo. Chi me lo impedisce? Vai. Segnoraggio non mi farà nulla. Top. E Mazzolegno. E te fai in volo. Pim. Mi sa che non muore, però. Invece sì. Statico. C'è pure orca troia. Che è successo? Era il contraccolpo. E chi ci pensa mai al contraccolpo, raga? Ursaring, per esempio, c'ha tipo mosse come troppo forti o cose del genere. Perché se fosse questo il caso sarebbe molto particolare. Però metto Cadello. Perché non... Ah, però c'ha finta, tipo. Può essere che c'ha finta lui. Pensi... che c'ha riposo. Che è proprio stupido. Pirolancio quanto gli faccio? Ah, mazza quanto cavolo gli faccio. C'ha pure Pigrone, raga. Comunque Cadello c'ha un attacco speciale che è bestiale, raga. Cioè un Pirolancio fa tantissimo. Questo Pokémon penso che ci aiuterà molto nella Lega, raga, Glauco, top. Devo stare attento veramente a non salire troppo, però. Ma potevo usare volo per tornare indietro, ma... Raga, oggi sono proprio stanco. Oggi sono proprio stanco, raga, mi dispiace. È così, va così e mi dispiace. Oggi sfidare la Lega in questo stato di stanchezza penso che sia abbastanza irresponsabile e incauto, a dir poco. A dir poco. Comunque per chi va a scuola è finita la scuola, ragazzi, vero? Me lo direte nei commenti, ragazzi. Penso di sì. Mia madre fa l'insegnante di sostegno ed è finita la scuola, ritiene, quindi penso di sì. Adesso non mi serve volante, mi serve Surf, quindi levo lui e metto chi mi sa fare Surf, quindi Warrain. Porco due, non te. No, tu non credo che tu sappia fare Surf. Vai, via. L'effetto repellente è finito, ma non è mai iniziato. Fidate, non è mai iniziato. Borsa, madonna, sta sudando, raga. C'ho le mani che poggiano sulle cosce perché c'ho il joystick e gioco col joystick sulle cosce praticamente. E poggiare le braccia, le mani anzi, sulle cosce mi fa sudare. Ok, andiamo avanti. Presumo che sia qui quello che dice Giulio.
chiuse, eh? La fossa gigante. E se non è qui, cazzarola. Se esplori bene. Oh, sta esplora bene. No? Qua? Fossa gigante, dai. Qua? Dammi qua, doppio disco. Per andare a nord. Sulla destra per andare a nord. Ma è qua? Mi sa che è qua, eh. C'aveva ragione. E io... Ma qua dentro è sempre fossa gigante? Eh sì, ma là sotto è meglio che qua? Vabbè, però è un grande labirinto. Labirintoide. Cazzo, è pure finito. Volevo andare sul verde io. Faccio un altro repellente e vado sul verde. Ma no, vabbè, ormai incontriamolo qua. Vediamo un po' chi è. Ti prego. Ci ha eliminato tutti e adesso viene da noi. Ci ha sterminato Warren. E chi altro ci ha buttato giù lui? Giuse. Ci ha buttato giù Giuse e Warren. E Ale. Ale l'ha buttato giù lui? Secondo me sì, eh. Non mi ricordo bene però. Spora, testa di minchia. Non mi fa niente. C'ha una difesa mostruosa. È abbastanza... abbastanza particolare come situazione, raga. Peschiamo il nostro nemico da sempre. Che possiamo pure far evolvere, raga. Perché abbiamo pure l'attrezzino suo. Però dobbiamo aspettare la notte per farlo evolvere, mi sa. Quello sì. Catturato. Bella. Perfetto, fantastico. Dunque, tu sarai, anche se sei un po' un infame, sarai Edoardo. Fenomenale, Edoardo. Edoardo sei sempre il migliore. La Martigli. 28 kg. Porco diavolo. Un bel macigno. La Martigli. No, che la Martigli? Che cazzo sto dicendo? Vedela, raga, la stanchezza. Edoardo. Che cazzo? E... Mamma mia, raga. Voglio la pizza. Voglio la pizza. Datemi la pizza. Edoardo. Poi sta domenica vado pure al sushi, raga. Nel top, raga. Nel top. Quanto è buono mangiare, quanto è bello mangiare, anzi. Repellente max. Vai, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù. Mamma mia, raga, se vinco questa serie proprio del tutto è fighissimo. Sarebbe fighissimo. Anche perché il Pokémon nero e bianco sono i giochi più difficili. So alcuni dei giochi più difficili di Pokémon che sono nazloccabili. Cioè, sono tutti nazloccabili, però sono più difficili questi. Da quello che so e da quello che le storie narrano. Ora, che facciamo? Ma no, lasciamoci lui, perché bisogna andare avanti, mi sa. A sud del percorso 13 arrivi a Spiraglia, dove puoi fare una cattura. Attento a non entrare in casa con Camilla, quella me fa pezzi la squadra, quindi non, no. Magari dopo la Lega, se c'è via il matto, lo facciamo, un episodio speciale dove andare a maltrattare Camilla, oppure dove Camilla ci sculaccerà fino a farci perdere il sedere. Allora, vai, repellente Max, qua, vai su, dai, dammi qua. Quindi, sud del percorso 13, andiamo a sud del percorso 13. Repellente, forza, forza, forza. Comunque si potrebbe mettere nel team l'ottimo Sneasel, perché Weavile è forte. Ci dobbiamo pensare, ci dobbiamo pensare. E devo vedere se il come si chiama, devo vedere se quell'attrezzo che c'ho lo fa evolvere veramente. Te levi, ok, niente. Non devo andare qua, devo andare là sotto. Allora, ho capito, devo farmi tutta quella striscetta là. Vai, super velocità, let's go. Sium, vado qua. Pum. No, 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 te levo le palle. Dove sta Spiraglia? Porco due, leva le palle. Sta qua sotto. Questa è Spiraglia sicuramente. Non voglio incontrare nessuno perché se no c'ho livelli troppo alti. Ma dove cazzo è? Fammi vedere la mappa città. Dammi qua. Perché io là sotto mi pare che vado troppo oltre. No, l'interpo che non me ne frega niente. Mappa città. No, devo ancora andare giù. Ok, va bene. Adesso facciamo i cauti. Qua no. Cauti, cauti, porco. Cauto. Te non te gira. Te... Mi posso girare indietro? No, fanculo. Allora repellentiamolo. Non avete capito? Io non mi posso alzare livello, raga. Ok, via le palle. Poi, dove sto andando io? Ok, raga, con calma. Ce l'abbiamo, raga. È Spiraglia. Dai, senti qua che bop. Ta-da. Dunque, possiamo attuare qualcuno. Non dobbiamo andare da Camilla. Penso che sia tipo questa. Non entro in nessuna casa, per carità di Dio. Questa non so che vuole. Non entro in niente, raga. Per sicurezza non entro in niente. Sebbene uno di voi mi abbia detto entri nelle case perché ci stanno gli oggetti. Baia Spiraglia. Ma allora posso fare un incontro sia a Spiraglia sia a Baia Spiraglia? Mica me l'hai scritto, Giuse? Ah no, invece sì. Me l'ha scritto. Cazzarola. Non lo si frega, non lo si frega, Giuse non lo si frega. Va bene, Giuse, scusami, scusami. Vai, vediamo un po' chi ci abbiamo a Baia Spiraglia. Dai, su. Allora, lui è forte, raga, Certo, non è il tipo lotta più forte che c'è, però non è male, Sock. Mi piace pure come design, come concept. Sicuramente non mi può one-shottare, perché io ho una difesa troppo alta per lui. Insogna, perfetto. Proprio l'abilità che non ci voleva. Vabbè, mettiamo Memini. Gli facciamo una mazzata forte. Gran fisico. Ok, minchia. Secondo voi, Mazzolegno lo fa... mi sa di sì, lo fa fuori, raga. Mettiamo già Spagama. No, non lo mettiamo. Mettiamo Catello. No, Catello
lo ammazza. Mettiamo Catello lo prende una botta da lui. Anche se sta a più uno, Catello la prende. C'è la difesa troppo alta per questo bastardone. Breccia, minchia, quanto mi fai? Non mi fai niente. Porco porco, mi fa un pochino, secondo me muore con tutte le cose che faccio. Signoraggio no, signoraggio non muore. Resistenza, ottimo, fantastico. Ma tanto non moriva uguale, infatti. Signoraggio di nuovo, mo mi fa breccia della madonna. Porco bullo, porco porco troia. Cambiamo Pokémon. Mettiamo Catello. Vai. Poi fa inseguimento di Chris e me leva 51. No. Ok. Breccia. Non c'è effetto. Coglione. Adesso Ultra Ball. E sei mio. Dai. Dai, non fare resistenza. Capito il gioco di parole? Stavo usando resistenza. Non fare resistenza. Capito, sì. Bene. Tu ti chiamerai Nicola. Nicola il Sock. C'è proprio la faccia, Nicola. Nicola, grazie. Pokémon Karate. 51 kg per 1,40 m. Vabbè, un buon ratio. Certo, ti facevo un po' più alto. 1,40 m è pochino. Certo, io non sono Michael Jordan, ma 1,40 m, fratello mio. Nicola. Top. E allora, prossima, qual è? L'ho fatta prima di Spiraria, quindi devo andare a Spiraria e fare pure Spiraria. Siamo già a 25 minuti di registrazione e non abbiamo catturato 3 cristiani, o forse di meno pure. Vai, dovrei curare... No, prima fammi curare Just, il più forte del mondo. L'MVP della situazione, ricarica tot al più bello del mondo, Just. Vai, let's go. Vai, chi ci abbiamo? Su. Lui è forte, raga. Lui potrebbe essere una buona aggiunta al posto di Chandelure. Però anche Yamega bisogna togliere. Bisogna vedere. Spora. E tra l'altro non so se battere la Lega adesso, cioè dopo, oppure farlo la prossima settimana. Quindi in questi due video faccio queste catture e poi faccio un video dedicato alla Lega e basta. Perché sarebbe anche meglio, così so subito energico per la Lega e magari va meglio. Che te dico? Forse no. Larvest ha catturato. Tu ti chiamerai Matteo. Matteo il Volcarona. Matteo, ti ringrazio anche a te. Certo, raga, dovete darvi dei nomi più particolari, no? Se ti chiamo Matteo, te non sai quale Matteo sei, no? Però io non te posso dare il nome e cognome al Pokémon, per questioni di privacy e perché poi non c'entra manco. Quindi io prendo solo il nome delle persone che mi commentano, se non hanno nomi particolari. Se non hanno nomi particolari, ovviamente si riconoscono. Allora, curiamo i Pokémon al volo, secondino. Quindi, abbiamo fatto 4 catture. Ci manca percorso 14, sinistra e poi sud di Spiraria. Trovi questo percorso per fare una cattura. Tempio Abbondanza si trova a sinistra del percorso 14. Prima di entrare nel gate per la prossima città, devi andare nell'erba a usare surf e poi cascate. Cascate? C'è cascata? Se non hai preso l'MN cascata, bisogna tornare al percorso 18. Andare a sinistra dove stava la casa del tizio che ti ha dato l'uovo. Scendere le scale in una zona con tanta erba. Sulla sinistra trovi una Pokéball che contiene l'MN. Oh minchia, cazzo. Devo andare lì. Minchiozza, cazzo. Forse non andiamo al Tempio Abbondanza. Non c'ho voglia. C'ho voglia. Lo devo fare. E devo pure volare. Palle. Devo poggiare 2 Pokémon. Senti, così mi sbrigo a fare le cose. Non posso metterci 10 anni. La webcam non si è bloccata manco. Quindi top. Se notate qua sul naso, c'è tipo un cosetto rosso. Non so cos'è. Una bollicina. Allora. No, questi spostiamo tutti di qua. Vieni qua. Tu pure. Grande mosse. C'hai? No, vaffanculo, ho sbagliato. Tu ritorna di qua. Abbiamo riempito un botto di box, raga. Allora, l'Arvest. Certo, le catture avrei preferito farle prima. Sto gioco le catture ce l'ha più alla fine del gioco che all'inizio. E mica è carino. Tu vai di qua. Mi serve volo. Quindi dammelo subito. Dammi qua. Leviamo qualcuno che... Electivire per ora. Il nuovo entrato. E via si continua. Basta! Per Dio. Ok, andiamo. Quindi bisogna andare. Percorso 18, dice il buon. Il buon Giuse. Vai. Volo. Dove sta il percorso 18? Dove cazzo è? Dove minchia è? Cazzo. Questo è il 16, no? 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Giuseppe, mi sa che non c'è sta il percorso 18. Giuseppe, il percorso 18 non c'è. Non c'è proprio. Ah, forse è qua sotto. È qua sotto. Ok, c'ha ragione. Che stupido. Ok, andiamo là sotto. Forza. Scusa, Giuseppe. Ti ho messo in dubbio un'altra volta e avevi ancora ragione te. Che cazzo è repellente. Ok, la nostra prima cattura, ve lo ricordate? Pokémon mai utilizzato. Meno male. A chi piace Lunaton, raga, disiscrivetevi assolutamente. No, non lo fate. Alla fine è un valido Pokémon. Dunque, via. Andiamo qua. Velocità. Porco. Ma chi. No. Non me li devo allenare i Pokémon. No, raga. Che strapalle. Oh. Ah, vabbè, il 35. Bella testata e vaffanculo. Bim. Ciao, Nidorino. Bella testata e vaffanculo. Pim. Top. Ciao, bro. Andiamo. Stai zitta e vattene. Raga, ma avete sentito quella storia delle tipe che preferiscono ridare
ritrovarsi nel bosco con un orso anziché un uomo. Vi spiego il contesto, che neanche so, perché io so solo che una persona ha fatto un'intervista, oppure ha chiesto semplicemente a delle ragazze se preferissero ritrovarsi in un bosco da sole con un orso o con un uomo. E allora tutte rispondono un orso, perché dicono ma hai visto, alcuni orsi non attaccano neanche, quindi come ragione hanno che l'uomo sicuramente attacca. Però ragazzi, non sono d'accordo, cioè attacca nel senso che ci prova, visto che si è soli allora fa un po' il pervertito, penso che abbiano paura di questo. Però vi svelo una cosa ragazzi, che le persone non sono tutte uguali. Allora il tempio si trova, no cazzo, che devo fare, se ne preso me, bisogna tornare per così 18, andare a sinistra dove sta la casa del tizio che ti dà l'uovo, scendere le scale in una zona con tanta erba, sulla sinistra trovi Pokémon, che è questa qua. Allora l'avevo schifata l'altra volta, eccola, non l'ho presa, non l'avevo presa, gliela do a Ale per forza, vai dammi qua. E vabbè, tanto ormai è volata, quindi glielo diamo al posto di raggio d'ora. Perfetto, vai, adesso posso volare. Ok, dunque vi stavo dicendo ragazzi, anzi ragazze, penso che aspetta, prima fammi concentrare. Si trova a sinistra del percorso 14, devo andare al percorso 14 prima, vai qua. Quindi dipende da che orso trovi e da che uomo trovi, questa è la risposta. Una ragazza intelligente avrebbe risposto dipende. Va bene, finito il discorso ragazzi. Ora percorso 14, percorso 14, top. E posso già catturare qualcuno? Qua sicuramente ci sta qualche bastardo che mi vuole far male. Ma ci sta l'erba verde? Oh, questo è un coglione, questo mi vuole incontrare per forza. Girate, dalle palle. Porco pan. Si è girato proprio? Avete visto che ha fatto, raga? Lottiamo. Questo ce l'ha pure a 50.000, ce l'ha. Lo bagno a 400. Sì, la madonna. Come fa calci in Cristo? Io guarda e te metto. Guarda è stupida che sei. Guarda è stupida che sei. Te, vieni qua. Rimbalzo. Come ho detto, allora era meglio tenere lui. Rivede, bro, che non ti fa niente, rimbalzo. Pim, perfetto. Allora famo io metà testata. Rimbalzo, però un coglione. Metà testata di nuovo. Vieni qua. Pim. Bella, che fai? Erba aiuto. Pim. Eccolo, questo è quello che credevi. Sinistra e poi sud di Spiraria. Vabbè, ci sto già. Che cazzo leggo ancora questo cavolo di... Ma l'erba verde, eccola. Ok, siamo pronti. Vai. Cattura percorso 14. Vai, chi ci abbiamo? Quanto mi piace lui, regà. Lui è uno dei miei Pokémon preferiti pure. Da avere nella mia palestra di terra, perché è il mio tipo preferito assolutamente. Anche l'acciaio è uno dei miei tipi preferiti. Però a terra, solo per Cubone, guadagna 1000 punti. Dunque tu mi fai male perché sei terra, però spora, perché io sono fortissimo, c'ho una difesa assoluta. Anche se mi facessi terremoto non mi uccideresti. Neanche un critical mi ucciderebbe. E quindi lo stiamo catturando. Porco merdo. No, non lo stiamo catturando. Invece sì, rifacciamo. Oh mio, che caldo, raga, sto sudando. Che cazzo, non è possibile. Catturato, su. Sì, pure critical, cattura critica. Fantastico. Dunque, tu ti chiamerai Sossi. Sossi, grazie infinite. Sei un Drillbur e... meraviglioso. Spero ti piaccia. A me piace da morire come Pokémon. Però io sto facendo tutte queste catture e se adesso sfidassi la Lega, voi non decidereste niente. Quindi io voglio lasciare a voi comunque la decisione. Non è giusto che io adesso faccio tutte queste catture e poi vado alla Lega col team che mi pare a me. Sbaglio? Non credo. Dunque, repellente. La cosa che mi ha detto Giuse, la Tempio Abbondanza, si trova a sinistra del percorso 14. Prima di entrare nel gate, devi andare nell'erba, usare surf e poi cascata finché non trovi l'entrata del Tempio Abbondanza. E dove devo andare, scusami? Prima di entrare nel gate, perché qua c'è un gate. Ah, capito, ma ok. Prima di entrare nel gate. Quindi prima di qua. Nell'erba, usare surf e poi cascata. Dove intende il buon? Qua? Sicuramente qua. Sì. Sicuramente qua. Intanto prendo questo. Intende questa cascata qua. Sono sicuro 100%. 100%. Vieni qua. Vai Ale. Se cazzo vuole. Questo pure che cazzo vuole. Ma perché si è girato? Niente raga, è impossibile. È impossibile. Golem mi fa malissimo. Però c'ho Memini. No cazzo Memini si fa malissimo. Che stupido che sto. Ok, che faccio? Chi metto? Questa era merda proprio. Ti prego, sei più veloce e fai Geforce e muore. Ti prego. Forse era meglio Mazzolegno. Con Mazzolegno sarebbe morto sicuro. Però forse anche questo lo butta giù. Top. Weezing. Top pure lui. Geoforce e vaffanculo. Pim. Era Weezing che c'aveva la difesa speciale alta? Forse sì, però comunque muore. Molto bene. A livello 70, cazzarola, stiamo tutti salendo. Oh, Shedinja no. Ce l'ho mosse contro lui? No, non mi dica che mi fa perdere. No, c'ho Cadello. Top. Porco diavolo. Porco. Brutto colpo furtivo ombra e levitroccia. Dunque.
Non c'ho nessuno che lo tocca, eh. Umus è forti ombre e muoio, eh. Non me lo dire, raga. Non mi dica che questo è il caso. Posso fare così? Metto Memini. Perché così col con l'oggetto che c'ho muore lui. No? Funziona? Usami forti ombra, testa di cazzo. Usamelo, testa di cazzo. Guarda, 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 guarda. Coglione. Questo era l'unico modo che potevo adottare, vero? Ah, suga, Cedinja, suga, forza. E mi sta pure per buttare giù Chandelure. Avete un po' stretto le chiappette in questa situazione, ragazzi. Tranquilli, la situazione è sotto controllo. Sempre stata e sempre lo sarà. Leva le palle, leva le palle. Pozione qua, super pozione qua. Raga, io direi che l'episodio di oggi può anche volgere al termine. Così nel prossimo continuiamo le nostre catture. E in quello dopo ancora ora sfidiamo la Lega, ragazzi. Che ne pensate? Così ci avete pure un po' di tempo per darmi dei consigli su che team comporre, eh? E poi nel prossimo video, quello dopo questo, non lo faccio uscire venerdì, ma lo faccio uscire giovedì. Così c'ho un giorno per leggere i commenti e vedere quello che mi dite, capito? Quindi questo video che vedrete esce lunedì. Il prossimo esce giovedì. E poi vediamo. E poi vediamo, ragazzi. Ok? Quindi, se vi è piaciuto il video, anche se non ho fatto granché, ma intanto salvo, mettete mi piace, iscrivetevi. Se ancora non siete iscritti, noi ci vediamo al prossimo episodio, giovedì. Ciao!